志や欲望、美学や信念を守れるのは自分だけだから。不完全な言葉でかたどられる曖昧な世界の中で、世界が君のエゴを否定し受け入れないのだとしたら、こんな世界許すな。Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video dell'Impero delle Tenebre. Partiamo subito con il gameplay, perché dopo aver settato giusto due cose, ovvero il linguaggio audio in giapponese o in inglese, naturalmente ho scelto il giapponese, e un minimo di luminosità per appunto il contrasto, si può scegliere anche la possibilità di mettere il casual mode, ovvero una difficoltà casual per appunto i neofiti, che ti rende più resistente e ti fa subire meno danni dai nemici, però diminuisce anche il drop rate degli oggetti, quindi comunque ha un effetto negativo invece che solo effetti positivi, ma non influenza sull'esperienza di gioco in sé, quindi si può fare comunque tutte le quest, si possono avere tutti i potenziamenti e così via. Infatti questo è Monarch, che è la cosa che ancora non avevo detto, perché appunto il gioco parte così, senza una schermata iniziale, ed è un persona-like sviluppato da Furu, che effettivamente presenta tra i suoi programmatori e game designer dei veterani dei giochi di Shin Megami Tensei e di Caligula, quindi sono appunto dei, diciamo, non dei lavoranti ma dei lavoratori del genere, quindi non è un gioco che semplicemente cerca di prendere sulla scia, anche se ormai è un bel po' passata, del piacere che aveva avuto l'Occidente nello scoprire Persona 5, come se appunto fosse il primo del suo genere, tralasciando il fatto che si chiamava appunto Persona 5. Questo Monarch arrivato recentemente, ho preso appunto da poco grazie a dei saldi, lo sto giocando, o meglio provando adesso su PS5, e vediamo insieme cosa ci rappresenta, perché si tratta di un gioco appunto in stile Persona, quindi come anche i Megami Tensei, che presenta un dualismo tra la realtà in cui vive il protagonista, con un'ambientazione naturalmente scolastica, e un mondo surreale, in questo caso molto da incubo, dominato dalla follia. Però quello che mi piace, che già ad esempio si vede adesso, è un sistema di combattimento diverso. Innanzitutto c'è una zona, chiamiamola, di movimento, così che il personaggio possa avvicinarsi ai suoi nemici per attaccare. Dopodiché anche qui vediamo che c'è una sorta di spostamento di traiettoria, che ha l'attacco che abbiamo scelto, così si può attaccare anche se non si è proprio all'interno del cerchio. E prendiamo un po' di danno. Il design dei nemici è strano quel che basta. C'è l'attacco di risposta, questo mi piace. Effettivamente per partire così a bomba non ti spiega tante cose, non ti dice neanche premi, fai. Il giocatore lo sa, fra virgolette, e ha fatto miss, non ci credo. Spero che sia voluto, perché se ha fatto miss e sono morto, ok, è voluto. Però effettivamente non ti spiega praticamente niente e parte così. Ecco, questa cosa
del vedere il tuo personaggio, per così dire, morire per poi resuscitare, trasformarsi, si era vista anche in Tokyo Xanadu, e effettivamente è un po' un cliché. Eppure, da quello che ho letto nelle recensioni e un paio di preview di gente che l'ha giocato già per bene, il titolo a fin fine presenta dei colpi di scena carini e un pochettino di diversità, appunto, nonostante alla fin fine il succo sia sempre quello: alternare appunto la vita scolastica a quella dei combattimenti, fare gruppo con gli amici, che naturalmente, guarda caso, tutti i tuoi amici diventeranno uber super mega guerrieri. Dal punto di vista tecnico si intravede già che il titolo non è nulla di che, perché oltre a essere cross gen, quindi è uscito per PS4, e anche se questa è la versione PS5 proprio fisica, non ha un balzo tecnico considerevole, perché comunque il motore grafico, la costruzione poligonale del mondo è di media fattura. Bisogna dire che, come molti giochi, chiamiamoli Persona-like, va a eccellere nel design del mondo, nel design dei personaggi, ovvero quelli che fanno parte del nostro gruppo sono abbastanza stereotipati da anime, ognuno con una sua tipologia. Naturalmente questa scuola tutti sono vestiti appunto con le uniformi standard, come abbiamo visto nell'assemblea, a parte i nostri personaggi, che naturalmente hanno delle varianti perché loro sono fighi e possono quindi andare in giro col collarino, con le borchie, con le maniche messe in maniera diversa. Questo comunque mi piace, perché a livello di godibilità, perché soprattutto per chi ama anche gli anime, è discreto. È una tipologia appunto di storia già vista, già vissuta, che però piace. Il fatto che sia un potenziale nuovo brand, che tra l'altro, da quello che ho capito, ha anche venduto abbastanza in Giappone, è piaciuto molto, quindi è probabile che poi ne usciranno degli altri più avanti. Per adesso è arrivato da noi con un po' di ritardo, perché in Giappone era uscito già con un paio di mesi d'anticipo. Come al solito, noi siamo un nuovo studente arrivato lì che, boh, non si ricorda neanche come si chiama. Mettiamoci il nome. Ok, questo dovrebbe essere una sorta di pseudo ricordo, con questo effetto, chiamiamolo, filmato danneggiato. Le voci giappo sono carine, per adesso quello che ho sentito delle musiche è abbastanza standard. La cosa piacevole è stato prenderlo in versione fisica, appunto la Deluxe Edition, che contiene anche l'artbook, mini artbook, che comunque è carino, come potete vedere sul canale l'unboxing. Allora, già qui partiamo con un questionario. E cosa mi piace? Mi piace vivere la mia giovinezza, perché sì, facciamo il personaggio sbarazzino, il protagonista, quello. Sì.
内申点の高い友達がいたらどう思う? Dai, facciamo il buono. お金が必要だけど所持金はゼロどうする? Non lo so, questo francamente noi vogliamo credere nei nostri sogni. È certo che li abbiamo visti, non mentiamo. Esatto, apprezzo l'onestà, che naturalmente questo sarà un personaggio da vedere in uno di quei siti, perché è così. Cioè, sono 15 domande, ma le sto vivendo lunghissime. Infatti una cosa che mi spiace è che questo video sarà abbastanza noioso, perché è una recensione barra prime impressioni su quello che io so già del gioco e scopro pian piano. Però una cosa appunto che sapevo già è che innanzitutto è tutto in inglese, quindi già se non apprezzate l'inglese o faticate a leggerlo sarà un mattone, perché il gioco presenta veramente vagonate e vagonate di dialoghi. È una cosa abbastanza bruttina, che però rientra nel genere, è che il fatto è appunto che il gioco è tutto fatto così, perché è il genere ad essere comunque ancorato un po' al vecchio stile, sia perché fa piacere ai puristi, ma anche per il fatto che comunque fare filmati interattivi, dialoghi diciamo un pochettino più intricati e anche registicamente ispirati in confronto alle solite sagome che si parlano con l'inquadratura fissa, richiede un molto più lavoro. Quindi è una soluzione anche per risparmiare tempo e soldi, effettivamente comunque viene apprezzata dai fan. Moshi kimi ga leader ni nattara dou yatte monogoto o kimeru? Quindi diciamo che comunque fa parte dareka o honki de suki ni natta koto tte aru to omou? Sì. Sì, però cioè sono domande strane che non so bene se indirizzano poi, da quello che ho capito non ci sono finali particolari, ci sono naturalmente relazioni tra i personaggi. Però si può tra l'altro platinare il gioco in un unico gameplay, quindi si può fare appunto, non dico proprio una tirata, però si può arrivare a completare gran parte degli obiettivi della storia naturalmente giocando, e molti dei secondari già senza troppi sforzi. Sì.
Se non ho ben capito, sì, dai, questo. E già questo ci fa cambiare molto il personaggio. E che poi appunto sarà una cosa principale del gioco, far crescere il personaggio in una certa maniera. Però appunto, da quello che ho visto, non bisogna fare diversi gameplay, quindi è già una cosa positiva. Poi se uno vuole esplorare diverse soluzioni è un altro discorso, però il fatto appunto che non mi precluda certe scelte è piacevole. L'ego è una cosa che svilupperà le nostre trasformazioni, che sono le fusioni con le persone, per così dire. È una cosa che mi piace molto esteticamente. Infatti a livello tecnico non è eccezionale, ma a livello di design mi piace un sacco. Il brutto è appunto che è un gioco molto lento, soprattutto nella fase iniziale, e perciò questo video verrà noiosissimo. Però se vi piace, se siete abituati a questo stile, se avete adorato Persona, Monarch è un titolo che sicuramente fa per voi, fa per me, e infatti mi fa piacere giocarlo, soprattutto adesso che non ci sono altri titoloni in uscita. Infatti non l'avevo preso subito perché avevo ancora un bel po' di gioconi da completare, mentre adesso posso dedicarmici una sessantina di ore senza troppe appunto pretese. Invece prima avrei dovuto spiluccare o aspettare per giocarlo, quindi è una di quelle cose che va anche considerata quando si prende un gioco del genere, perché i JRPG sono molto belli, però vanno anche giocati con un certo criterio, quindi non si può saltellare da uno all'altro come in certi action o comunque in un picchiaduro, un gioco di corso, di sport. Quello che si può dire è che comunque se ti prendono, se ti piace il sistema, ti assorbono e quindi ci passi decine e decine di ore davvero divertendoti. Da, c'è l'autosave che è una cosa piacevole. Allora, qui vediamo un po' la cosa carina dell'esplorazione, che, però appunto la cosa strana è che sì, c'è un botto di dialoghi, ma a differenza di altri titoli non ci sono mille spiegoni, non stanno apparendo a schermo decine e decine di schermate che spiegano le meccaniche di gioco, anzi sono un po' appunto frastornato dal fatto che non viene spiegato niente. E anche qui il dottore è vestito in modo particolare. È carino appunto il design, però non mi piace appunto, come dicevo, che gran parte dei dialoghi sono fissi con le schermate, anche se almeno questi sullo sfondo c'è un pochettino più di interazione. Ad esempio diversi atelier e anche alcuni Tales limitavano i dialoghi con schermate fisse e diventavano alla lunga abbastanza noiosi. Questo già cerca di essere un po' più curato e mi sta sorprendendo perché è una cosa che non mi aspettavo.
effettivamente guardando più che altro i gameplay dei dungeon e delle funzioni secondarie, questa cosa non l'avevo notata più di tanto. No. Il mio nome lo so. E tra l'altro non posso scegliere di far finta di non saperlo. Mi è la tua sorellina, però appunto. Ah, scelta multipla. La nebbia già ci sta invadendo. La follia, appunto, è una componente del fattore esplorativo di questa nebbia, che è anche una cosa particolare che rende diverso il gioco da altri titoli simili. Però appunto per entrare nel vivo Onii-chan, però senti, è una cosa carina, però effettivamente uno di quei difetti, questa tipologia, che c'è una crisi, un pericolo, qualcosa di soprannaturale, strano, e si fermano 10 minuti a parlare, poi 3 secondi ti puoi muovere, già non posso esplorare più di tanto, la follia aumentata di 1, di 2. Rispondi. E invece, cioè, questi sono quei comportamenti poco realistici. Che naturalmente ti fanno succedere qualcosa ancora di più strano. Così entriamo nel, chiamiamolo dungeon, e si entra un pochettino più nel vivo del gioco. Non so, io non lo farei avvicinare alla ragazzina, che ha l'aspetto di uno di quei dottori, appunto, da anime che dovrebbero finire in prigione. E poi naturalmente arrivano degli scheletri con degli spadoni. E addio al dottore. Sì, starò bene, come no? Ti uccideranno tutti, sì. Ecco, è questa lentezza negli eventi che naturalmente poi porta all'arrivo di qualcosa. La mascotte, che anche questo è uno dei punti cardine di questa tipologia di gioco, come abbiamo visto anche in Persona, più che nei Megami Tensei, che appunto
abbastanza inquietante questo peluche coniglietto. Che tra l'altro non capisco perché tiene le gambe all'insù così. Però vabbè. Come al solito, il nostro protagonista sarà il prescelto per essere il primo a trasformarsi in qualcosa di surreale, che poi viene accettato normalmente e fa parte dell'incipit del gioco. Ma come dicevo, appunto, è quello che fa parte della tipologia di questo gameplay e effettivamente non mi dispiace. Mi piace molto lo stile visivo, il design, il fatto del classico, chiamiamolo, protagonista senza memoria. È un po' uno di quelle, di quegli escamotage secondari, però mi piace che invece, anche se non ho effettivamente la possibilità di scegliere i dialoghi, è un personaggio che ha qualcosa da dire. Non se la sta a assorbire e a subire. Ecco, noi facciamo... siamo un po' più rispettosi invece di dammi il tuo potere. È quello che mi spiace un po', che effettivamente sono passato alla Play 5 e continuo a giocare a dei titoli che poi hanno più o meno lo stesso impatto grafico della PS4, perché questo giocarlo sulla PS4 Pro è uguale identico, quindi, però effettivamente non è male, soprattutto su PS5 ha dei tempi di caricamento sicuramente più veloci. È già ottimizzato per il 4K, nonostante appunto poi a livello, diciamo, di struttura non è che lo sfrutti più di tanto, però comunque fa la sua figura. Ok, stati lì a parlare 5 minuti, 2 minuti, i nemici avrebbero potuto ucciderli, hanno colpito solo il dottore, perché sì, e invece loro niente. Trasformazione nel dolore, che anche questa comunque è una cosa che mi piace, perché non è sicuramente il gioco di Sailor Moon che si trasformano per piacere. Ed è stilisticamente davvero molto figo. Prende molto, secondo me, da Tokyo Ghoul. Sarà forse i capelli bianchi e gli occhi rossi, però effettivamente ci sta. Mi casa come stile. Poi appunto che invece di essere basato sui tarocchi è basato sugli scacchi, come livelli, diciamo, di personalizzazione. E questo, insomma, è poi l'incipit del gioco che andrà a ripetersi più e più volte. Qua abbiamo creato la nostra pedina. E appunto le battaglie sono molto più strategiche, non semplicemente a turni. Ecco, adesso incominciano appunto le schermate di consiglio.
Tanto non ci arriva. Così lo facciamo muovere ancora. No, non ci arriva. Che tristezza. Neanche questo. Allora attendiamo. Però appunto si può fare così più mosse. Se lo togliamo. Comunque carino che ti dice anche la possibilità di counter e la percentuale appunto di hit. È carino con il personaggio, diciamo, schiavo che si inginocchia ai tuoi piedi. Votazione che come al solito ha fatto schifo. Non abbiamo preso nessun item. E boh. Ma questo, il tuo ego aumenta anche dalle battaglie senza avere cose secondarie. Carino. Quindi dice eccezionale, sì, ma veramente il dottore che poi ne saprà di più di quello che ci vuol dire. それじゃ、さらばだ。その力とエゴでこの先の理不尽に抗ってみせるがいい。 Boh, non è male, anzi, cioè, come dicevo, è una di quelle cose piacevoli se vi piace il genere, perché non lo va a rivoluzionare, però comunque cerca di metterci del suo, sia dall'impatto stilistico che in un minimo di gameplay, perché se avesse avuto davvero le battaglie a turni come persona e andava a creare degli spiriti alle spalle dei personaggi per combattere, sarebbe stato davvero un plagio. Invece cerca di avere una sua dimensione, il fattore appunto di avere delle sottounità che combattono per te. Tutto si basa su come si sviluppa il proprio ego. C'è appunto la trasformazione dei personaggi, la loro follia, che poi ha anche dei malus. Quindi, boh, è strano, è particolare, non è appunto nulla di eccezionale, di innovativo, ma ripropone una formula ormai collaudata e funzionale, aggiungendoci quel qualcosina che lo rende interessante. Quindi sì, il personaggio è dimenticato, deve riscoprire le varie cose, però comunque un po' di carattere ce l'ha, perché risponde a tono, puoi dare diverse, diciamo, per risposte che cambiano un po' anche il modo in cui il personaggio si raffronta con quello che sta succedendo. Da quello che ho visto adesso, il primo atto sarà basato sulla ragazza, la capoclasse un po' tignosa che
adesso impareremo a conoscere. Il gioco in sé non è male a livello appunto di risposta, di comandi. Bisogna poi vedere come si sviluppa più avanti. Il problema è che adesso farlo vedere in un video appunto gameplay netto è abbastanza difficile, perché bisognerebbe giocarci una decina di ore e poi fare i tagli dei momenti migliori spiegando appunto cosa è successo. Qui invece non è facile poterlo fare, anche perché appunto diciamo che bisogna sì vivere il gioco, però è un gioco che si vive molto ma molto lentamente, non è un gioco in cui si può, per così dire, andare avanti velocemente. Bisogna prenderlo con calma, prendersi il proprio tempo per anche sviscerarlo, usare magari qualche guida se uno vuole ottenere già da subito il miglior risultato per un farming, per diciamo per la gestione dei personaggi, però no, andare un po' a sentimento potrebbe essere a volte deleterio. L'unica cosa che purtroppo rende il titolo, per così dire, obsoleto è il comparto tecnico, che soprattutto su PS5 lo rende incredibilmente arretrato. Mi fa piacere che sia velocissimo a caricare, quindi comunque la transizione dello schermo nero è minima nonostante ci sia, ma penso che sia più anche un fattore quasi registico. Questo già vestito davvero così a scuola, ma anche nelle scuole giapponesi verresti picchiato selvaggiamente e bullizzato, ma qua si capisce che invece Kurama sarà sto personaggio che tra l'altro nel disegno sembra tipo un trentenne che fa parte di una setta neonazista con le lance incrociate. E vabbè, loro se la vivono così. Diciamo qui che la parte scolastica è molto più ridotta in confronto a quella di persona, già incomincia con una crisi, ci sono appunto già i problemi, mentre persona parte di solito con più spiegazione del mondo, della struttura scolastica. Qui abbiamo già una continuità narrativa già puntata sull'action, per così dire, sul soprannaturale, visto anche da altri personaggi, perché si rendono conto che sta succedendo qualcosa di strano. Però è questa lentezza nei dialoghi, in quello che sta succedendo, la pacatezza con cui si parlano, a renderlo apprezzabile solo da chi appunto ama questo genere, perché altri o comunque la massa secondo me si annoia a pupparsi così, dialoghi, mentre appunto un Devil May Cry, che è un genere diverso, però sarebbe già partita l'azione con dialoghi molto più carismatici, mentre qua se la menano. È una cosa appunto che fa parte di questa tipologia di giochi, di questa branchia appunto di JRPG, che però anche a me incomincio un po' a pesare, perché come ripeto questo è un titolo che va giocato dedicandogli, questo è inquietantissimo, comunque va dedicato appunto molto tempo, cosa che prima non potevo fare e solo adesso posso appunto mettermi a giocare a questo, anche perché in tutto questo tempo c'è stato solo un autosave e non sembra esserci per adesso un save manuale. Spero che almeno si possa salvare quando si vuole, perché sennò incomincia a diventare anche lunghetto. Per fortuna adesso ho più tempo da dedicare alle singole sessioni di gioco, però anche lì
mettermi a giocare a un certo momento e non poter interrompere, a me dà fastidio. Ci sono giochi horror, avventure in stile, chiamiamole punta e clicca, che hanno questa ancora tipologia e mi infastidisce, perché per esigenza a volte di tempo o comunque di vita io voglio e devo poter interrompere appunto a mio piacimento e non aspettare che ci siano 40 minuti di dialoghi che devo anche leggere e capire per immedesimarmi nel gioco mentre io dovrei andare. Era una cosa che era successa tipo con Xenosaga, che veramente l'ultima parte era vivere un'avventura testuale, è andato pesantissimo. Quindi questo è un bene o un male, sicuramente ha il suo fascino, ma appunto per questo mi sento, diciamo, di sconsigliarlo a chi vuole un action JRPG o un comunque un GDR più ritmato, perché ci sono altri giochi che già ti avrebbero fatto entrare in un qualche dungeon, invece ho avuto una battaglia tutorial e basta. È una cosa da tenere in conto quando si sceglie non solo che JRPG giocare, ma che tipo di JRPG si vuole giocare. Questa è una tipologia molto lenta, abbastanza inquietante, che si basa anche sulla caratterizzazione dei personaggi, quindi bisogna seguire i dialoghi, bisogna appunto apprezzarli e entrarci dentro, e perciò va comunque vissuto con il suo mood. È per questo forse che questa tipologia di giochi non spopola più di tanto, e solo rari casi come Persona 5 riescono veramente ad abbattere, diciamo, il muro che separa la massa dagli affezionati, per così dire, perché questo è un titolo che si mette davvero molto, ma molto lentamente a entrare nel mood giusto. Ecco, già Kurama lo vorrei distruggere. Spero che sia il boss di questo capitolo per poterlo affrontare e devastare. Inquietantissimo, personaggio già odiosissimo. E questo è comunque perché il personaggio è scritto bene. Nel suo essere cliché è comunque scritto che con pochi dialoghi, poche, chiamiamole, espressioni, perché poi sono appunto un paio di disegni e qualche movenza, si inquadra davvero subito il personaggio. Questo è un pregio, perché Monarch sotto questo punto di vista è molto inquadrato, però riesce appunto a dare qualcosa al giocatore. Io per adesso direi che fermo qua il video, più che altro perché dovrebbe esserci ancora una vagonata di dialoghi e poi forse un po' di movimento, però effettivamente il gioco è così, soprattutto nelle fasi iniziali è molto lento, è quasi un misto tra avventura narrativa e JRPG. Ha una struttura diversa da Persona, perché comunque non è scandito dallo svolgersi delle lezioni e dalla vita scolastica, ma si vive nella scuola un'avventura soprannaturale in cui altri personaggi sono coinvolti, e questo ha appunto un feeling diverso, ha un feeling anche più serio,
non cerca appunto di scimmiottare persona, ma ne prende alcune caratteristiche che ormai sono la base di un vero e proprio sottogenere dei JRPG. Per questo, come succede con i Metroidvania, come i Souls-like, i Persona-like ne esistono diversi, e Monarch si è attestato come un buonissimo esordio per quello che dovrebbe essere appunto una saga con un certo feeling, con un suo design, con una sua tipologia appunto di gioco ben prestabilita, che purtroppo è molto lenta e per quanto appunto sia poi anche abbastanza immersiva, è una tipologia che appunto non è per tutti. Quindi io nuovamente lo consiglio solo ai veri amanti del genere, a quelli che sono disposti a giocare ore per appunto leggersi solo dei dialoghi e che soprattutto vogliono immedesimarsi in un mondo che ha comunque dei personaggi ben caratterizzati, un po' cliché, un po' stereotipati, però comunque che sono scritti in stile anime, per così dire, molto bene. Questo fa naturalmente staccare quelli che vogliono combattimenti, esplorare dungeon, diventare potentissimi. È una tipologia di RPG sicuramente diverso, per questo Monarch mi interessa, ma ho dovuto aspettare per prenderlo non solo un saldo diciamo decente per pagare la versione deluxe una cifra abbordabile, ma anche per il fatto che bisogna dedicargli molto tempo e sino adesso appunto non ce l'avevo. Quindi adesso che posso passare l'estate a passare veramente decine di ore in questa scuola con questi personaggi, esplorando, sperimentando diverse soluzioni, vivendo anche un po' la vita diciamo narrativa del gioco con le risposte che mi piacciono, che è una cosa che ad esempio non è scontata, è una cosa che per me va bene. Non è per tutti, è un gioco diverso da quello che ci si aspetta quando si dice Persona-like, perché appunto non è un clone di Persona e basta. È un titolo che poi da quello che ho visto migliora nettamente andando avanti, però ci vogliono davvero decine di ore per ingranare, per avere il full party, per poterlo customizzare e plasmare il nostro ego appunto come vogliamo. Quindi non è un gioco facile, ma non perché sia difficile, ma perché è un gioco che bisogna dedicarcisi e quindi non è appunto per tutti. Io quindi per adesso vi saluto, spero che questo video ve l'abbia fatto conoscere appunto se non lo avevate mai sentito, o se eravate anche voi interessati adesso che l'avete un po' visto e avete sentito il mio feeling, le mie diciamo opinioni, vi siete fatti magari un'idea un po' più precisa di questo gioco e se può entrare nelle vostre corde, perché appunto ripeto nuovamente non è per tutti, ma secondo me è molto valido. Quindi io per adesso vi saluto e vi aspetto al prossimo video, che magari appunto se si entra in delle fasi più avanzate che sono gestibili, magari faccio ancora qualche altro gameplay. Per adesso io vi saluto.